Con la dichiarazione congiunta sottoscritta il 7 febbraio, la FIPE ha voluto dare un'opportuna regolamentazione alla disciplina del lavoro stagionale. Abbiamo riconosciuto tutta la disciplina che era stata già prevista all'interno del nostro contratto collettivo nazionale di lavoro dello scorso 8 febbraio. Il decreto di dignità di fatto aveva limitato la possibilità di accesso per le nostre aziende a questa disciplina del lavoro stagionale. Riteniamo che il lavoro stagionale sia una delle modalità di svolgimento del lavoro in questo settore più diffusa, e una limitazione al suo ricorso avrebbe di fatto messo in crisi molte delle attività che le nostre aziende portano avanti. Quello che principalmente abbiamo voluto chiarire con questa dichiarazione congiunta è stata la possibilità di ricorrere al lavoro stagionale da parte non solo delle aziende che osservano dei periodi di chiusura nel corso dell'anno, ma anche di quelle che invece sono aperte tutto l'anno. Come dicevo prima, quello che abbiamo voluto, grazie a questa intesa, chiarire è stata appunto la possibilità di continuare a utilizzare il lavoro stagionale non solo per i lavoratori che da oggi in poi le aziende vorranno utilizzare oltre i periodi massimi previsti dalla nuova regolamentazione, ma anche per quelli che sono stati in passato già in forza, garantendo in questo modo anche una continuità occupazionale in questo settore che appunto è caratterizzato prevalentemente dal lavoro stagionale.